Bentornato Guerriero del Fight Club. Oggi andiamo a vedere quali sono le migliori impostazioni grafiche da poter settare su Call of Duty Cold War. Nonostante il titolo non sia fra i meglio riusciti da Treyarch, merita comunque di essere giocato, secondo me, se non altro per poter sbloccare le armi per poi utilizzarle su Verdansk. Ma prima di tutto andiamo a vedere quali sono le impostazioni migliori per poter avere fluidità nei movimenti sulle mappe multiplayer o su zombie. Andiamo su grafica. Mettiamo modalità video, schermo intero, sempre. Selezionate il vostro monitor, frequenza aggiornamento la massima disponibile per il vostro monitor, sincronia verticale no, sincronia verticale dei menu no, bassa latenza Nvidia sì, boostata. Risoluzione render 100% a 1920x1080, che è la mia risoluzione nativa. Risoluzione video 1920x1080, proporzione immagine automatica. Daltonismo soltanto se ne avete bisogno per ovvi problemi di percezione del colore. Campo visivo il famosissimo FOV 120 per avere la massima visibilità dell'area di gioco. Campo visivo modalità mirino indipendente, quindi modalità mirino, lo zoom del campo visivo corrisponde al suo valore normale, non il FOV 120. In questo modo avrete una mira più precisa. Luminosità a vostro piacere in base alla luminosità del vostro schermo. Limite frame rate nessuno, quindi lasciate libera la scheda di correre senza nessun problema, quindi quanti più FPS riesce a fare. Qualità texture, in questo caso io ho una 1080 Ti, potrei mettere tranquillamente alta, ma per il beneficio di questo video vi indico le impostazioni migliori per più o meno tutte le schede video, generazione ovviamente 1000 eccetera. Quindi qualità texture media, qualità modelli media, se volete potete scaricare le texture e i modelli in HD, non ve lo consiglio. Qualità effetti speciali media, riflesso spaziale bassa, distanza visivo oggetti media, ombre illuminazioni, illuminazione volumetrica bassa, qualità ombre bassa, ombre dinamiche no, ombre effetti speciali no, ombre arma no, ray tracing disabilitato sempre, non ci serve ray tracing. Qualità anti-aliasing alta, potrei mettere ultra, ma lasciamo su alta per sempre il beneficio di questo video. Quindi se hai una 1080 Ti, spara su ultra. Questo valore e l'altro valore sopra delle texture. Qualità occlusione? No. Blur? Non ci serve. Qualità motion blur? È impostata su alta, ma cioè, tanto è disattivato. Subsurface scattering? No. Order independence transparency? No. Obiettivo utilizzo VRAM 90%, il massimo possibile, vogliamo che venga utilizzata la VRAM. Gamma, il computer, l'RBGs, e adattatore video automatico, e andiamo a mettere applica per definire i valori. Poi, una cosa molto importante che mi avete chiesto in tantissimi. Allora, anche questo titolo soffre il problema di scarsa visibilità. Come potete vedere, in questo momento la visibilità non è delle migliori, anche con l'impostazione base. Quindi cosa facciamo? Come al solito andiamo ad attivare sul nostro pannello di controllo i filtri Nvidia che vi avevo fatto vedere nel precedente video. Quindi Alt Z per attivare e andiamo su Game Filter. Andiamo in questo momento a selezionare uno e notiamo subito la differenza di colori, brillantezza del colore, dettaglio e contrasto. In questo modo potremmo identificare meglio gli obiettivi sul campo di battaglia e sparare prima. C'è da dire una cosa, questo gioco in particolare ha un problema veramente molto molto marcato sull'individuazione dei nemici. Nelle mappe è difficile distinguere il nemico perché i colori sono talmente contrastanti l'uno con l'altro che un player si mimetizza in un cespuglio. Quindi avrete veramente bisogno di impostare al massimo il dettaglio, così come ve lo sto per mostrare. Quindi brightness and contrast, andiamo ad aprire il menu, esposizione 0, contrasto 50, highlights meno 90, shadow meno 90, gamma 0. Poi colore, tint color 0, tint intensity 0, temperatura 0, vibrance 70, in questo modo aumenta la visibilità del colore. Ops, e come ultimo dettagli,
Sharpen 60%, Clarity 50%, HDR Toning 20%, Bloom 10%. In questo modo, sperimentato sul campo ovviamente ragazzi, avete la miglior visibilità e il campo di battaglia, e quindi la possibilità di sparare per primi e avere meno frustrazione possibile nel gameplay. Quindi ragazzi, vi ricordo, vi aspetto tutte le sere da lunedì al venerdì sul mio canale Twitch all'indirizzo twitch.tv/bitlocker. Dalle 21.30 in avanti si gioca o a Cold War o Warzone, multiplayer, private, tutto quello che abbiamo voglia di fare. In più, lascia un like e iscriviti a questo canale YouTube per permettermi di continuare a fare video. L'importante è mettere like, perché così sale nella graduatoria e più persone hanno possibilità di vederlo e più vengo conosciuto da un pubblico più vasto. Quindi ragazzi, conto su di voi. Per il momento questo è tutto, spero che il video vi sia stato d'aiuto. In caso contrario, se avete bisogno, venite a trovarmi su Twitch, sul mio canale, e sarò felicissimo di aiutarvi in qualsiasi cosa. Per il momento è tutto, keep fighting, alla prossima!